Cari amici di Radio No Frontiere, ben ritrovati dal vostro Raffaele Russomando e cari amici anche di Sottoporta, ovviamente. Siamo qui per parlare delle vicende del nostro amato Napoli. Siamo quasi, diciamo, anzi siamo a pochi giorni appunto da Sassuolo-Napoli, match delicato e che vale, diciamo, tanto, soprattutto in ottica rincorsa per il secondo posto che dista 2 punti o tre. Se consideriamo gli scontri diretti, appunto, con i giallorossi della Roma, parleremo del più e del meno, soprattutto per quanto riguarda appunto gli azzurri, con il nostro Natale Giusti, napolisoccer.net. Ciao Natale. Ciao Raffaele, buonasera e un saluto a tutti gli amici di Sottoporta Show. Caro Natale, allora, dicevamo Sassuolo-Napoli è un match delicato. La Roma avrà invece il Pescara, quindi insomma sulla carta sono due match ampiamente alla portata della formazione azzurra e della formazione giallorossa. Probabilmente, ecco, insomma, tutto si deciderà appunto negli scontri diretti. Ecco, non so se sei d'accordo. Sì, sicuramente. Diciamo subito che l'appuntamento della Roma con Pescara io lo ritengo sicuramente più agevole rispetto a quello del Napoli, non fosse altro per il fatto che il Pescara oramai viaggia in una posizione di classifica nella quale in pratica non ci si può attendere di meglio se non appunto un messo ritorno in Serie B. Per quanto riguarda il Napoli, io credo che sia una partita sì, nella quale sicuramente gli azzurri partono col favore dei pronostici, senz'altro. È una partita però da prendere con le molle perché comunque è un Sassuolo che già all'andata ci ha tirato un brutto scherzetto. Ricordiamo Esatto. infatti il pareggio di Grégoire Defrel a pochi minuti dalla fine, che in pratica tolse 3 punti meritatissimi poi peraltro in quella partita al Napoli. Quindi una gara, diciamo che appunto una gara che nasconde qualche insidia, tra queste non ultima quella di giocare alle 12:30 al tanto vituperato orario che Sarri appunto diciamo più volte ha avuto modo di stigmatizzare. Forse diciamo che le temperature un po' basse di questi giorni probabilmente se resteranno tali anche in questi Reggio Emilia in questi giorni porteranno il Napoli, ecco, a non giocare almeno in una fornace, come si poteva prevedere per l'ora particolare fino a qualche giorno fa. Per il resto io credo che appunto il Napoli ancora una volta metterà in campo la stessa formazione dei due precedenti impegni, appunto entrambi vittoriosi, e quindi io credo che da qui alla fine del campionato molto difficilmente appunto vedremo qualche cambio di formazione da parte di Sarri alla stessa stregua, diciamo, di quello che è capitato l'anno scorso, quando in pratica solo la squalifica di 3 giornate per Higuaín permise appunto a Gagliardini di giocare per 3 partite da titolare, ma per il resto giocò in pratica sempre la stessa formazione nelle ultime 7-8 partite di campionato. Io credo che anche qui vedremo più o meno lo stesso scenario per l'11 titolare del Napoli nell'ultimo scorcio, nel rush finale di queste 6 gare. Quello che fa ben sperare è soprattutto l'andamento, il Napoli formato trasferta. Il Napoli ha già eguagliato il record di 10 vittorie appunto esterne in campionato che era stato già raggiunto nel primo anno di Rafa Benitez, lo aveva già eguagliato l'anno scorso, lo ha raggiunto di nuovo quest'anno e praticamente già la vittoria col Sassuolo di domenica potrebbe permettere agli azzurri, diciamo, di battere questo ulteriore record di questa stagione. Assolutamente, quindi insomma ti aspetti un turnover quasi pari a zero, ecco, da questo punto di Quasi vista. zero, sicuramente. E beh, anche complice purtroppo le due eliminazioni dalle coppe, chiaramente insomma facilita un 11 tipo ogni domenica o ogni sabato, insomma, chiaramente dipende sempre da Infatti, quando si infatti. gioca, ecco, da questo punto di vista. La domanda che ti chiedo è Hamsik è ormai lì? Vicinissimo ad un record storico, è a soli 3 gol dal più grande di tutti.
Beh, chiaro che facendo un gol domenica, insomma, si porterebbe sempre più vicino davanti a questo record, ma non so se sei d'accordo. È un record forse non celebrato come merita, perché ricordiamolo, ecco, Hamsik non è un centravanti, non è una seconda punta, ma è un centrocampista offensivo, quindi forse meriterebbe qualche elogio in più, ecco, rispetto a quello che si è detto in passato sull'ormai bandiera azzurra. Sì, sicuramente. Comunque Hamsik ha confermato anche quest'anno la sua spiccata vocazione per il gol, no, nonostante sia un centrocampista. E anche quest'anno è andato in doppia cifra, come spesso gli capita, gli è capitato anche nelle stagioni precedenti. È un Hamsik, appunto, come tu dicevi giustamente, ha soli 3 gol dal record di Armando Maradona, e che presumibilmente, dal mio punto di vista, credo che riuscirà anche a deguagliarlo entro la fine del campionato. Ecco, però Ecco. Hamsik è proprio uno dei punti, forse diciamo l'unico punto dubbio della formazione di domenica, perché appunto ricordiamo che sia nell'allenamento di ieri che in quello dell'altro ieri, Hamsik purtroppo non si è allenato per un affaticamento muscolare. Quindi in pratica speriamo che risolva, ecco, i suoi problemi nel corso delle prossime 48 ore. E io credo proprio che comunque lo vedremo in campo, magari stringerà i denti, ma c'è questo affaticamento muscolare, ecco, che ha messo un po' Sì, in sì. allarme lo staff sanitario del Napoli, però ecco, credo che alla fine già oggi dovrebbe allenarsi, almeno lo speriamo, dovrebbe allenarsi regolarmente per poi essere convocato domani. Esatto, nel caso, ecco, insomma, ci sia, ecco, in questo caso turnover per lui, chi ti aspetti in campo? Rog o Zielinski? Chi potrebbe sostituirlo al meglio? Io credo che vedremo il polacco Zielinski sicuramente al posto di Hamsik, credo anche per caratteristiche, diciamo, essendoci già Allan in campo come centrocampista, come interno di destra in coppia con Jorginho, io credo che il Napoli si possa permettere anche il lusso di un giocatore come Zielinski, sicuramente più portato alla manovra e alla fase offensiva e meno interdittore da questo punto di vista, forse rispetto al croato Rog. E quindi credo che alla fine dovesse dare forfait Hamsik, io credo che vedremo proprio Zielinski al suo posto, anche se credo, io sono molto ottimista da questo punto di vista, credo che alla fine Marek Hamsik farà di tutto per essere sicuramente in campo domenica dal primo minuto contro il Sassuolo al Mapei Stadium a Reggio Emilia. Eh beh, eh sì, sembra anche giusto così, ecco, non solo per il record, ma chiaramente anche per l'importanza che ha lo slovacco nel gioco di Maurizio Sarri. Dando per scontato, ecco, che giocano i piccoletti lì davanti, ma ecco, facciamo magari anche un discorso più ampio, non solo in attacco, ma anche in centrocampo e in difesa. Forse anche, diciamo, tu ti saresti aspettato, ecco, magari l'impiego, ecco, costante di altri giocatori, ecco, non fosse altro che comunque appunto c'è bisogno di dare una risposta per il futuro, per capire o meno chi è, insomma, da Napoli. E in tal senso, ecco, appunto, è giusto che si riconfermi, diciamo, quest'ossatura e che possa essere migliorata sotto negli altri reparti, ecco, diciamo, oltre all'attacco. Io credo, allora, per quanto Cioè, giocare per riguarda, Oriente, per riconfermarsi e capire che non è da Napoli, e in sostanza, appunto, tenere questa ossatura. Ecco, più o meno siamo, non so che cosa ne pensi tu da questo punto di vista. guarda, io credo che sicuramente Sarri è quello che più tiene d'occhio, tiene sott'occhio appunto i suoi calciatori durante la settimana, quindi se lui ha preso questa decisione di andare avanti con questo zoccolo duro, con questa impostazione, diciamo, con il tridente leggero davanti e con il centrocampo, appunto, Allan, Jorginho, Hamsik, più Strinic ormai che ha preso il posto di Gullam sulla sinistra nel reparto difensivo. Io credo che appunto da qui alla fine del campionato, mano a mano che si avvicinerà appunto alla fine del campionato e che le partite diventeranno sempre più calde, in ottica secondo posto, io credo che Sarri voglia rischiare il meno possibile, quindi credo che difficilmente
difficilmente troverà spazio, probabilmente qualche giocatore che magari ha trovato spazio meno fino a questo momento, penso a Giaccherini, penso allo stesso Rock, giocatori che hanno giocato di meno, allo stesso Pavoletti che si è visto pochissimo. Lasciamo stare Milik perché quello è un caso particolare, io credo Sì, che Milik sarà senz'altro sono d'accordo. il primo titolare del Napoli del prossimo anno, diciamo che queste giornate ci servono più che altro per ritrovare lo smalto e gli allenamenti, soprattutto dopo il grave infortunio che ha avuto, però ecco, io credo che Sarri voglia rischiare il meno possibile e quindi prima raggiungere l'obiettivo e poi semmai andare alla valutazione di questi giocatori che purtroppo per un motivo o per l'altro non hanno potuto dare il loro contributo nel corso dell'anno e sono stati schierati poco nell'undici titolare e anche tra quelli che sono subentrati, quindi credo che comunque lui lo ha fatto anche l'anno scorso e quindi credo che continuerà sulla sua strada anche quest'anno cercando di, ecco, in queste ultime sei giornate in cui si decide la stagione del Napoli, di cambiare il meno possibile e proprio per, diciamo, rischiare il meno possibile e cercare in tutti i modi di ottenere il massimo dal suo gruppo per il raggiungimento di questo secondo posto che ormai è diventato proprio l'obiettivo principale della stagione del Napoli. Giusto così, sono d'accordo. Natale, io prima di salutarti e ringraziarti, però voglio chiederti un commento, è un off topic questo, ma neanche troppo. Oggi parleremo alla libreria Raffaello di un libro che tu, fra l'altro, hai letto. Sto Sì, parlando ho di. anche letto anch'io, infatti. Hai già intuito la domanda. Sto parlando chiaramente di Brunapoli. Voglio chiederti che emozioni ti ha dato, ecco, questo libro e che cosa te ne è sembrato, appunto. Guarda, è un libro che dà mille emozioni, tra l'altro è di lettura appunto molto piacevole, molto scorrevole, si legge in brevissimo tempo, ma soprattutto sono tante le emozioni che dà. Eccola, il primo capitolo di questo libro è quello che probabilmente io ho trovato come veramente quello più emozionante, quello in cui viene descritta praticamente l'iniziazione al San Paolo dello scrittore, in questo caso il bravo giornalista Bruno Marra, che diciamo sono poche pagine, però ecco, in queste poche pagine vengono condensate tutte le emozioni che ognuno di noi ha provato sicuramente quando si è recato da bambino per la prima volta al San Paolo, ecco, diciamo quello che viene definito il battesimo del San Paolo. Soprattutto vengono descritte, ecco, tutte le fasi precedenti all'andata allo stadio vera e propria e la grande emozione poi che il bambino praticamente subisce nel momento in cui sale la rampa di scale e si trova sulle gradinate del San Paolo, diciamo. È una descrizione nella quale mi sono ritrovato anche io diversi anni dopo, molto simile alla stessa emozione che provai io la prima volta al San Paolo, anche se sono passati troppi anni per la verità, ma ci sono comunque anche, non si parla soprattutto solo del Napoli, ma della napoletanità in generale, molto belle Esatto. anche le pagine su Totò, su Edoardo De Filippo, e anche poi c'è una descrizione di come viene vissuto il Natale a Napoli, nella quale sicuramente ogni lettore sicuramente si troverà concorde, perché praticamente viene descritta la festa del Natale così come viene vissuta a Napoli. E quindi un libro, io direi, tutto da leggere. Sono tantissime, diciamo, le emozioni che fuoriescono da ognuna di queste pagine. Quindi non voglio togliere appunto agli eventuali prossimi lettori il gusto di leggere questo libro, perché è veramente un qualcosa di molto molto bello. E beh, insomma, però gli spunti li hai dati, li hai raccontati, e quindi non resta altro che appunto comprare il libro, leggerlo e Sicuramente, sfogliarlo sicuramente. Lo consiglio amabilmente. sicuramente a tutti i tifosi del Napoli che ci ascoltano. Fantastico. Natale, grazie di cuore per questa bella chiacchierata e quindi non resta che seguirti non solo su napolisoccer.net, ma anche chiaramente sui social appositi. Io ti ringrazio, ci ritroviamo molto presto e buon proseguo. Io ringrazio voi.
saluto tutti voi nello studio e i radioascoltatori di Radio No Frontiere. Ciao Natale, grazie. Ciao, ciao.